Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Io sono Eleonora, o Pilgrim, e da 4 anni e mezzo vivo in Svezia. Nel mio canale parlo della mia vita all'estero e della mia vita in Svezia in generale, e se ancora non l'avete fatto, vi chiederei di iscrivervi al mio canale e anche di attivare la campanella, di modo tale da essere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Vi ringrazio appunto per il supporto, vi aspetto anche nei commenti dove mi piace chiacchierare e conversare con voi delle cose di cui ho parlato e partiamo subito con l'argomento di oggi. Come vedete, oggi parliamo di un argomento che a me personalmente sta molto a cuore, ovvero la salute mentale in Svezia. Parlerò di questo argomento dal mio punto di vista, dalle mie esperienze, delle cose di cui ho sentito e di come la salute mentale viene considerata, il benessere mentale in generale viene considerato nella società svedese. Rispetto all'Italia e rispetto anche ad altri stati dove ho vissuto, penso che ci sia molta consapevolezza dell'importanza del benessere psicologico per ognuno di noi. E questa è una cosa che si riflette moltissimo anche nella loro attitudine verso il lavoro. Infatti, già a livello legale, quando si lavora, si ha diritto a determinati benefits proprio per aiutare le persone a avere una vita lavorativa più leggera e a vivere meglio, quindi la mole di lavoro. Una di queste è sicuramente il fatto che la Svezia ha un alto numero di giorni di vacanza, che sono minimo legalmente 25 più 12 all'anno. E inoltre, per esempio, una cosa molto simpatica è il fatto che d'estate il datore di lavoro non può negare all'impiegato il permesso di prendersi ferie per 4 settimane di seguito, per cui in Svezia ogni persona ha diritto ad avere almeno 4 settimane di seguito di vacanza. E questo può avvenire non soltanto con ferie pagate, come è nella maggior parte del caso, ma anche con ferie non pagate. Per cui se per esempio io ho 5 settimane di ferie all'anno, ma ne uso 2 d'inverno, d'estate il datore di lavoro dovrebbe comunque concedermi 4 settimane di vacanza, permettendomi di prenderne una non pagata. Questo perché lo Stato di per sé capisce e riconosce che tutte le persone hanno diritto ad avere del tempo libero, a godersi l'estate e la bella stagione e ad avere il diritto di andare in vacanza anche con la propria famiglia e organizzarsi come più gli piace. Le ferie, tra l'altro, sempre parlando di questo argomento, aumentano precipitosamente a seconda del ruolo in cui si lavora, dell'esperienza lavorativa, dell'azienda e anche se si è genitori o meno, perché quando si è genitori si ha diritto a altri giorni che vengono accumulati con le vacanze. Non solo comunque ovviamente giorni di vacanza, ma in generale l'attitudine che si ha verso la salute mentale al lavoro è molto forte, per cui è molto importante, è molto riconosciuto il fatto che le persone possano andare in burnout, cioè in esaurimento, quando il lavoro è troppo pesante. Questa è una cosa normalmente riconosciuta, di cui si parla, è una problematica molto molto attuale, il problema che proprio le persone possano lavorare troppo e quindi aver bisogno di starsene a casa dal lavoro senza neanche, tra l'altro, perdere molti soldi. I datori di lavoro hanno paura che questo succeda e quindi sono i primi a volte a consigliare che la persona, se è molto stanca e diciamo verso già l'esaurimento, sono i primi a consigliare che l'impiegato si prenda del tempo libero, delle giornate off, per diciamo rilassarsi prima che succeda il patatrac. In svedese andare in burnout ha anche un modo di dire, si chiama colpire il muro, so hit a vägg. Quando qualcuno colpisce il muro significa che
ha perso la testa, che è andato in burnout e quindi ha bisogno di staccare. Cosa succede quindi quando uno svedese colpisce il muro? In generale si va dal medico di base e si parla di questi problemi. E la maggior parte dei medici di base sono molto disponibili a dare a questi impiegati, a questi lavoratori, diverse settimane di tempo libero per potersi riprendere da questo shock. Esistono anche degli enti appositi che si occupano esclusivamente di esaurimento sul posto di lavoro e se una persona, se un lavoratore ha grossi problemi a riguardo, fa prima a contattare questi enti e parlare delle sue problematiche per essere sicuro di essere ascoltato e di modo tale da ricevere un aiuto anche psicologico. Personalmente io ho avuto bisogno di chiedere questo permesso in un periodo della mia vita in cui ero estremamente affaticata per questioni personali e anche per questioni lavorative. Ero infatti in un momento della mia vita in cui stavo lavorando tantissimo, avevo delle deadline praticamente settimanali. E quando a questi miei problemi di lavoro si sono sommati poi dei problemi privati che riguardavano la mia famiglia, non sono più riuscita a, diciamo, sostenere questo ritmo lavorativo estenuante e ho avuto proprio un momento in cui non riuscivo più a lavorare, cioè non riuscivo proprio a guardare il computer e a concentrarmi su quello che dovevo fare. E là ho capito che stavo appunto stavo andando in esaurimento. E per cui sono andata dal mio medico di base, ho spiegato la situazione e ho ricevuto un permesso firmato dal medico di base di 3 settimane che mi ha permesso di ricaricarmi, di anche andare in Italia e stare con la mia famiglia per qualche tempo e diciamo ritrovare la serenità mentale che avevo perso. Infatti io dopo queste settimane di leave, che sono state pagate all'80% come ogni settimana di malattia secondo le regole svedesi, sono poi ritornata in ufficio con molta più serenità mentale e sono, diciamo, la mia crisi è rientrata abbastanza facilmente. Un altro aspetto legato alla salute mentale di cui volevo parlare sono i servizi psicologici presenti in Svezia. Uno di questi, per esempio, è un servizio di psicologia online che è molto facile da usare. È fatto, questo sistema è semipubblico, nel senso che è finanziato anche dallo Stato. E ci si può accedere tramite un piccolo pagamento che però viene cumulato diciamo, col pagamento, col massimale dei ticket sanitari che si pagano in Svezia. Infatti, piccola parentesi, ogni persona in Svezia ha diritto alle visite mediche, ma deve pagare un massimale di 120 euro all'anno. Nell'anno non solare, ma dal momento in cui paghi per un altro anno, questi 120 euro è la somma massima che una persona deve pagare per avere diritto alle visite mediche. Ovviamente è una cifra abbastanza ridicola, secondo me non è assolutamente niente di costoso per una persona che lavora. E ovviamente ci sono poi, sicuramente ci sono anche altri gravi fiscali per persone con basso reddito di cui io non so nulla perché non sono mai stata in quella categoria. Detto ciò, in questo servizio si può accedere pagando per ogni visita di mezz'ora 10 euro. E questi 10 euro però vengono scalati da questi 120 euro all'anno. Cosa significa? Che se quindi una persona ha già fatto abbastanza visite mediche da aver pagato questi 120 euro, ha diritto a utilizzare questa app in maniera completamente gratuita, altrimenti la cifra è veramente irrisoria. Questo servizio di psicologia è un'app che si chiama Mindler e quando uno si iscrive può scegliere lo psicologo in base a diverse lingue anche, quindi c'è ovviamente svedese, inglese. Mi sembra che ci fosse anche uno psicologo in lingua italiana, ma a me non interessava particolarmente ed ero quindi andata con una psicologa
di lingua che parlasse inglese, come la maggior parte di loro, e quando tu ti iscrivi puoi diciamo compilare un mini questionario dicendo quali sono i problemi di cui vorresti parlare, ovviamente non senza precisare troppe cose, e dopodiché ti vengono consigliati alcuni psicologi. La visita poi avviene virtualmente in video call. Secondo me è fantastico che lo Stato sia partecipe di questi di queste app psicologiche. È facilissime da usare e anche così economiche. Inoltre è anche possibile ovviamente avere uno psicologo tramite medico di base, e personalmente però non sono mai interessata più di tanto di questo argomento, e quindi non vi so dare certezza, però mi era stato detto che se avessi avuto bisogno avrei potuto rivolgermi al mio medico di base, che mi avrebbe consigliata ad uno psicologo, e anche quello immagino che i prezzi sarebbero stati probabilmente simili o forse leggermente superiori a questi dell'app. Detto ciò, io penso che in generale parlare della salute mentale e prendersi cura della propria salute mentale non sia un tabù in Svezia, e non credo che lo dovrebbe essere da nessuna parte, perché viviamo in un mondo estremamente frenetico ed è veramente importante prendersi cura di noi stessi. Uno dei motivi, e questo ci tengo a dirlo, poi chiuderò qua il video, uno dei motivi per cui secondo me in Svezia la salute mentale è altamente considerata è perché comunque qua non è un mistero che ci siano dei problemi, soprattutto in inverno, legati anche al clima e al buio, perché comunque vi posso assicurare che da amante dell'inverno io stessa ho comunque avuto dei contraccolpi, diciamo, in inverno, dei momenti di tristezza e di profondo sconforto quando magari altre cose andavano male, non vedi il sole da tanto tempo. È una cosa che sicuramente ti influenza a livello psicologico, e secondo me, visto la reazione di molti, è probabilmente unita anche al fatto che la società svedese magari non sia così aperta, e ci sono persone che sicuramente soffrono di solitudine e vivono da soli e non abbiano nessuno con cui confrontarsi, sicuramente tutte queste cose unite fanno sì che la Svezia si prenda più cura di questi problemi mentali e cerchi di aiutare la popolazione il più possibile. E niente, questo era quello che volevo dirvi sull'argomento. Spero di sentire la vostra opinione sui commenti, e se avete avuto, ripeto, un'esperienza diversa dalla mia, o avete, ci sono delle cose che magari non ho detto, perché ovviamente non posso parlare di tutto, siete assolutamente benvenuti a lasciarmi un commento e discutere con me di queste cose sia nei commenti che nei miei social. E niente, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, grazie per seguirmi e vi aspetto anche su Instagram. Ciao!